Stanchi di subire aggressioni e atti vandalici, chiedono l'intervento del governo i rappresentanti dei CAF di Napoli. Gli sportelli dei centri di assistenza fiscale sono stati presi d'assalto dai cittadini dal giorno in cui il governo ha varato le misure di sostegno economico delle famiglie in difficoltà. E i CAF del Sud, con le varie forme di disagio sociale da cui accompagnato e la chiusura degli sportelli INPS, sta pagando lo scotto maggiore. Non chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine, i gestori dei CAF, ma una figura che possa aiutarli nella gestione del rapporto con l'utenza. Portavoce della protesta è Vincenzo Caniglia, segretario generale e presidente del sindacato Silced Zero Carta CAF. Siamo nuovamente qui per lanciare un grido d'allarme per sostenere gli operatori CAF impegnati su tutto il territorio nazionale. In un momento di grande emergenza, dove lo Stato, le regioni, i comuni mettono a bando fondi per le famiglie, gli unici a sostenere le famiglie in questo momento nella compilazione di questa documentazione sono gli operatori di CAF e patronato smistati su tutto il territorio nazionale, ma lasciati sempre più soli dalle istituzioni. Infatti in queste ultime ore, in questi ultimi giorni si sono create delle file interminabili fuori a questi sportelli e momenti di panico data la situazione di emergenza. Chiediamo allo Stato, alle istituzioni, che ci sia il presidio del territorio, che gli operatori CAF e gli operatori di patronato possano lavorare con la massima serenità, ma chiediamo anche allo Stato di far sì che gli operatori CAF non vengano continuamente mortificati dai tagli continui che l'amministrazione nazionale fa rivolta ai compensi per gli stessi CAF, perché in questo momento di emergenza, in questo momento di grande gravità, stanno dimostrando anche loro di sostenere le famiglie gratuitamente nella compilazione e nella richiesta di questa documentazione.